cosa bisogna fare per salvare il teatro. Questa è la bisogna prima. Fare un'unica rivoluzione, andare in teatro e lavorare, aprire le porte del teatro, fare entrare il pubblico e fare almeno un concerto ogni 3 giorni, sia il coro che l'orchestra. Questa è la mia presa di posizione, ovviamente soggettiva. La seconda, come sviluppare il turismo musicale in una terra come la Sicilia? Ma è una cosa, con la bellezza che c'ha la Sicilia, Catania e provincia, basterebbe organizzare sia internet che un collegamento con coloro che possono essere i veicoli musicali. Abbiamo un teatro che è la gloria della città e ha una storia mirabile, ed io mi onoro di essere il direttore di questo coro. E direttore, ultima domanda, che diciamo è più una mia riflessione su una base di ricordi degli anni 80-90, dove il teatro aveva un suo cuore pulsante forte, e laddove si vedevano i vari locali di Catania, allora non era la movida catanese, che si suonava classico. Oggi non c'è più, come mai? Beh, ma c'è una forma di inerzia culturale in tutta l'Italia, non soltanto a Catania, mi creda, io vengo anche, sono un napoletano che è vissuto al nord, ma c'è una inerzia che purtroppo dipende dalla mala politica, in generale parlo in Italia, e troppa burocrazia, e anche perché le forze vive ci sarebbero nelle città italiane, la cultura c'è in Italia, bisogna liberarla dalle catene.